Io inizierei partendo dalle origini della pittura di Campigli. Campigli è del 1895, quando arriva a Parigi nel 1919, quindi ha 24 anni. La prima opera in mostra è del 22. E, ecco, come parte la pittura di Campigli in quegli anni? Campigli arriva a Parigi come giornalista, come corrispondente del Corriere della Sera. E lì conosce, frequenta grandi artisti italiani che pure si erano trasferiti a Parigi, perché Parigi in quegli anni era certamente la capitale, il punto d'incontro degli artisti italiani, francesi e di altri paesi. Insieme appunto alle Pisis, De Chirico, Paresce, Tozzi e altri, fonda il gruppo dei cosiddetti proprio italiani di Parigi. Non avevano uno stile comune, non avevano una poetica comune, avevano l'italianità e col desiderio di presentarsi come gruppo italiano forte in terra di Francia. È un gruppo che si scioglie rapidamente, ognuno poi prenderà la propria strada e Campigli troverà la propria identità a ritorno in Italia, precisamente nel 1928, in seguito alla visita al Museo Etrusco di Villa Giulia. Resterà affascinato da queste figure misteriose, questi sorrisi enigmatici, questi ritratti d'altri tempi, però sempre assolutamente contemporanei, e da lì nascerà la sua arte personale. Oh, e costruisce uno stile che in realtà è esclusivamente suo. È esclusivamente suo, prende dall'antico la tecnica dell'affresco, e vediamo tanti dipinti su tela che sembrano affreschi, sono colori vivaci, però hanno questa patina a volte gessosa, a volte pastellata, che è tipica dell'affresco. Lui si rifarà sempre all'antico, vuole dipingere una sorta di eternità dipinta nelle sue opere, vuole eternare le sue donne, vuole trasferire nel mondo contemporaneo proprio la forza, il carattere, la durata, ecco, che riconosceva in grandi opere del passato, a partire dai ritratti del Fayum. Ecco, perché c'è questo evidente appunto richiamo a un'arte antica e questo focus totalizzante sulla figura femminile. Sì. Il mondo di Campigli è quasi esclusivamente femminile. Lui nasce, cresce in una famiglia di sole donne, tante donne, con qualcosa di misterioso, anche perché quella che lui credeva essere la madre in realtà era la zia e viceversa, avrà due sorelle minori, insomma lui fino all'adolescenza, ecco, vivrà in un mondo tutto al femminile, con una serie di misteri che verranno svelati solo attorno ai 15 anni. Per lui la figura femminile resterà sempre qualcosa di mitico, di idealizzato, è per questo che nei suoi quadri le sue donne sono sempre dee, sono sempre sacerdotesse, donne supreme che lui vuole imprigionare nel suo mondo, vuole tenere accanto a sé, le vuole identificare come padrone della sua vita. Un'ultima domanda. Campigli, se mi permette una visione un po' estrema, passa indenne attraverso tutti i maggiori movimenti artistici del Novecento e continua su una sua strada personale. Verso la fine, negli anni 50 o 60, assistiamo a una maggiore astrazione, chiamiamola così, delle sue figure. È un segno di qualcosa che cambia? Lui era fortemente affascinato dalle culture antiche, dalle culture remote, in senso temporale ma anche spaziale. L'arte aborigena lo affascinava tanto, per cui a partire dalla fine degli anni 50 elabora delle figure femminili molto più stilizzate, completamente prive di identità, che lui ricava proprio da queste culture lontanissime. La donna diventa idolo, diventa totem, diventa una figura assolutamente soltanto legata alla forma, non più all'identità, e recupera in questo modo quella forma di mistero che lui fin dalle origini attribuisce alla figura femminile. Grazie infinite. Grazie.